l'obiettivo di questa iniziativa è quella di valorare il collegamento che la nostra comunità ha con il fiume Arno, che è sempre stato nei secoli appunto limite, viveva sull'Arno, vive sull'Arno, e questo accentua ancora di più quello che è il collegamento che noi abbiamo. E questo grazie appunto all'apporto della Canottieri Limite, che appunto gratuitamente fa questo servizio a tutti i nostri cittadini. Speriamo che chi ci vede, ci ascolta, i portatori di interesse possano replicarla su tutto il territorio, ma specificamente nei tratti urbani dei fiumi, dove oltre alla funzione pubblica del trasporto si può unire anche una formidabile funzione turistica. Su questo il consorzio è impegnato, anche perché tutto questo è frutto di quella sinergia che il sistema toscano ha messo in campo in questi anni, che garantisce una migliore manutenzione ai fiumi, una maggiore sicurezza idrogeologica, e queste sono le cose che derivano, e siamo di questo molto orgogliosi. Siamo qui per confermare una splendida notizia, un bellissimo servizio che in qualche modo conferma come dire, una tradizione, un sentimento che abbiamo nei confronti del nostro fiume Arno, un fiume che non divide ma unisce due comunità, un fiume sempre più da scoprire, un fiume su cui in questi anni stiamo investendo veramente tante risorse, tanta determinazione per appunto consentire a tutti i cittadini di vivere appieno le sponde del nostro fiume. L'iniziativa nata grazie all'autorità di distretto e che ha visto i tre consorzi presenti lungo tutta l'asta dell'Arno molto disponibili è proprio il voler valorizzare e far conoscere soprattutto le tante iniziative che sono presenti. Questa è un'iniziativa storica, sono 20 anni che questa esiste, e consente in pratica la riunificazione delle due sponde e quindi l'avvicinamento delle due popolazioni, diciamo, confinanti.